Ciao, sono Marco Gironi, docente di oboe al Conservatorio Puccini di La Spezia. Con questo video voglio mostrarvi brevemente le fasi, le varie fasi della lavorazione dell'ancia. La sgorbiatura dal tubo di canna con una freccia a tre lame, spacco il tubo in tre pezzi e ottengo quindi un pezzettino di canna che ha bisogno di essere assottigliato, lavoro che si fa mediante questa macchinetta che si chiama sgorbiatrice. Si mette il pezzo di canna su una sede e con una lama si va a piallare per assottigliarla ad uno spessore che ci serve poi per lavorare la canna. La sagomatura. Una volta ottenuto il pezzo di canna allo spessore desiderato, si mette in una macchina chiamata appunto sagomatrice per dare al pezzo di canna la forma dell'ancia finita. Si può fare con questa macchina oppure anche con una forma manualmente. Con queste due lame si va a sagomare la canna che viene quindi poi fuori così, con questa forma qua. Dopodiché si piega in due dopo averla bagnata un po' e si va alla fase successiva che è la legatura. La legatura consiste nel montare il pezzo di canna su questo tubo di metallo rivestito di sughero. Ci aiutiamo con un altro utensile chiamato spina per avere più presa e montiamo il pezzo di canna dopo aver preso le misure con un filo di nylon, lo leghiamo, appunto lo montiamo sul tubo di metallo. E otteniamo l'ancia legata ancora chiusa sopra, quindi non è ancora aperta, quindi l'aria ancora non passa. Il processo, la fase successiva è lo scarto. Lo scarto, quindi l'ancia montata sul cannello viene prima un po' assottigliata in maniera abbastanza superficiale per poterla tagliare. Questa è una ghigliottina che taglia l'ancia, la apre in modo che poi passi l'aria. Continuando con l'aiuto di una linguetta che divide le due palette, si va a lavorare in maniera più accurata ciascuna paletta, nella parte superiore, quindi circa un centimetro dalla punta, e si fa uno scarto dove andremo ad assottigliare di più la parte della punta per far partire la vibrazione che ci serve poi per suonare l'oboe, perché la particolarità dell'oboe è che lo strumento senza e montare sopra l'ancia non emette alcun suono. Se questo video vi è piaciuto e ho destato il vostro interesse e la vostra curiosità, vi aspetto alla Spezia nella mia classe di oboe per approfondire l'argomento e farvi conoscere meglio anche lo strumento. Ciao!